Magnifica giornata di sole a Milano per il via ufficiale della 37esima Fiera Internazionale. La presenza del Capo dello Stato è l'indice più significativo della grande importanza di questa rassegna mondiale della produzione e del lavoro. Anno per anno la Fiera di Milano viene a fare il punto delle nuove posizioni raggiunte in tutti i 5 continenti nell'arduo cammino dell'umano progredire. E per quel che personalmente ci riguarda, attraverso i 100 e 100 stand nazionali, l'Italia può fare il bilancio di quanto è stato fatto e delle nuove mete da raggiungere. Un bilancio anche quest'anno tanto lusinghiero quanto positivo. La fiera è come una grande ribalta nella quale debuttano nuovi macchinari, congegni, dispositivi, ritrovati messi a punto attraverso lunghe ricerche e complicati esperimenti, come questo apparecchio per l'analisi dei gas e dei liquidi progettato e costruito interamente in Italia e oggi esportato in tutto il mondo. Per Milano incominciano così i giorni di un'allegra eccitazione. A migliaia i visitatori giungeranno d'ogni dove per curiosare davanti a quella fantastica vetrina dell'attività umana che è la fiera. In un antico maniero inglese è stato sistemato un museo dell'automobile. I pezzi sono stati raccolti con amore e pazienza da Lord Montagu. Amore e pazienza non disgiunti da interesse. Infatti per visitare il museo occorre pagare un regolare biglietto. C'è stata anche una cerimonia inaugurale in piena regola e per l'occasione si è scoperta una lapide commemorativa. Dopodiché le auto sono uscite dal museo per dimostrare di essere ancora in gamba, sempre più indietro nel passato. Queste immagini suscitano il riso, ma c'è poco da ridere. Con quelle auto i nostri nonni riuscivano già ad ammazzare l'eterno pedone. Sempre più intense e feconde le relazioni economiche tra l'Italia e il grande continente africano. Giunge a Roma una missione commerciale della Rhodesia guidata dal ministro dell'industria e commercio Owen. Il saluto del nostro paese viene portato dal conte Montezemolo, consigliere del ministero degli esteri. La missione si tratterrà in Italia una quindicina di giorni e durante la sua permanenza visiterà i nostri più importanti complessi industriali. Si chiama Dolores Genolini, questa graziosa signorina che con metodo e severità dirige a Roma una frequentatissima scuola di judo dedicata al gentil sesso. Dolores Genolini è l'unica cintura nera femminile in Italia. Cintura nera che serve a distinguere coloro che hanno raggiunto l'eccellenza nell'arte del judo. La scuola sta avendo un ottimo successo. Le allieve, fra le quali numerose le donne sposate, si dimostrano disciplinate ed entusiaste. La direttrice è contenta di loro. Sono sulla buona strada, dice. Hanno capito che il judo non ha nulla a che vedere con la brutalità della lotta e con il vigore fisico. Esso è piuttosto una lenta e graduale conquista spirituale. La verità è che per diventare un buon judoista è necessario possedere sensibilità, intelligenza, riflessione. Le mie ragazze, conclude Dolores Genolini, non si sono dedicate al judo per difendersi contro gli importuni. In casi estremi ritengo che sia molto più semplice togliersi una scarpa e scaraventarla in testa al disturbatore. Pappagallo avvisato, insomma, mezzo salvato.